Bentornati su Critics. Questa è una serie di video dedicati ai movimenti artistici. Inizieremo con la preistoria fino ad arrivare alle avanguardie. Sei pronto? Ma prima di iniziare, iscriviti al canale e clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato sulle prossime novità. La land art, arte del paesaggio, propone il tema del rapporto tra uomo e ambiente naturale. Forse potrebbero venirci in mente le antichissime linee di Nazca, situate sull'altopiano desertico di Nazca, in Perù. In realtà quest'ultime furono realizzate tra il 200 a.C. e il 600 d.C., probabilmente per scopi religiosi. La land art, invece, nasce alla fine degli anni 60 del Novecento, in un periodo dove il progresso era intervenuto in maniera incontrollata sul territorio. I suoi principali esponenti sono Robert Smithson, Cristo, sua moglie Jean-Claude, Walter de Maria. Lo scopo della land art è generare emozioni nello spettatore senza cercare di imporre alcun tipo di messaggio. Inoltre, questi artisti utilizzano un elemento per eccellenza, che di solito non si trova in altre discipline artistiche, ed è la scala di misura. Ma che significa? Vuol dire che l'opera d'arte può essere condizionata dai diversi punti di vista da cui può essere percepita. Ovvero, lo spettatore può essere sia all'interno dell'opera, sia a chilometri di distanza. Potrebbe, addirittura, osservarla da un aereo. A volte questi interventi sono temporanei, altre volte invece le opere vengono lasciate lì ad interagire con l'ambiente naturale. In breve, hanno la stessa sorte dell'ambiente in cui sono integrate, essendo sottoposte a continue modificazioni provocate dagli agenti atmosferici, queste potrebbero essere considerate in continua trasformazione. Seguici per rimanere sempre aggiornato.